tutti, oggi siamo con Gianni Sintucci, responsabile trasporti e logistica esterna di Orogel. Orogel la conosciamo tutti, società specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti surgelati. Gianni, come sta cambiando la logistica e come sta cambiando il trasporto in questa emergenza sanitaria? Beh, diciamo che non è che stia cambiando, è già cambiato in modo drastico e in modo trasversale. Purtroppo la riduzione dei volumi legato alla chiusura di tutto il comparto Reca della ristorazione nazionale ha fatto sì che ci fosse insomma una rivisitazione sia del modo di effettuare consegne che della supposizione degli automezzi. Peraltro, la riduzione del personale proprio per una questione di distanziamento ha ridotto il personale nelle piattaforme, quindi si sono allungati i tempi di scarico, le soste e soprattutto poi la chiusura di alcuni rami dell'industria italiana ha fatto sì che ci sia tuttora, anche se siamo ripartiti, una riduzione dei viaggi di ritorno. Quindi sicuramente i vettori hanno avuto un peggioramento della loro condizione, per non parlare delle condizioni di vita poi degli autisti. L'unica nota positiva, penso, che possa essere stata per loro è quella della riduzione del costo del gasolio. Il costo del gasolio che vede comunque legate alla fluttuazione delle tariffe di trasporto, perlomeno per quello che riguarda la nostra parte. La riduzione del gasolio avrebbe portato una riduzione dei compensi del trasporto, ma noi, proprio per far fronte al disagio e a quello che hanno fatto comunque i vettori, perché alla fine della fiera, se ognuno di noi ha potuto utilizzare il lievito nelle proprie case, è comunque stato grazie al lavoro fatto da queste persone che comunque vanno considerate dei veri e propri angeli. Noi non abbiamo applicato nessuna riduzione delle tariffe, quindi abbiamo mantenuto le tariffe legate al vecchio costo del gasolio, e abbiamo laddove ci siano state delle soste importanti degli automezzi, abbiamo contribuito e siamo venuti incontro a quello che è il riconoscimento di soste appunto di questi camion presso i nostri scarichi. Abbiamo avuto un aumento di richieste di automezzi perché comunque la dilatazione dei tempi di scarico ha fatto sì che aumentasse il numero degli automezzi per rendere più agile, tra virgolette, le operazioni di scarico e il numero delle consegne. Sui mezzi che trasportano i prodotti Orogel si legge: il rispetto per l'ambiente è meraviglioso. Questo mezzo va a metano e riduce le emissioni. Il vostro impegno sul fronte della sostenibilità sta continuando e continuerà anche in futuro? Ma il nostro impegno sulla sostenibilità, noi siamo legati a madre natura, voglio dire, se il buon Dio non ci manda il sole, non maturano i prodotti, se il buon Dio ci manda troppa acqua, non riusciamo a raccogliere. Quindi il rispetto, noi siamo, battute a parte, noi siamo fortemente legati e vincolati all'andamento climatico del nostro pianeta. Il rispetto per la terra e per l'ambiente per noi è di vitale importanza. L'utilizzo delle più avanzate tecnologie per l'irrigazione, l'utilizzo, anzi, l'eliminazione di prodotti chimici, per noi è veramente una questione di vitale importanza. L'utilizzo di automezzi a metano è uno di quei comparti che ci ha visti fortemente legati sia a Scania che comunque ai vettori che utilizzano questi automezzi, nello specifico a
direttore Spezzano che ha sposato la nostra causa. E, per noi è veramente importante e aver trovato un qualcosa di questo tipo ci rende comunque molto, molto orgogliosi. Ecco. Quindi proseguiremo insieme su questa strada, mi sento di dire. Speriamo che sia così, incrociamo le dita. E ti ringrazio per il tuo tempo, grazie mille e a presto. Ciao Elisa, buon lavoro. Ciao.